Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale. Io sono Nicolò e quest'oggi inizio un nuovo format, sperando di non dimenticarmelo a breve, che ho deciso di intitolare Piccoli Adorabili Mostri, in cui vi parlo di animaletti che per il loro aspetto possono essere considerati quasi mostruosi, ma che in realtà sono belli dentro. Per cui non perdiamoci in chiacchiere e iniziamo subito con il primo mostriciattolo di questa serie, un arachnide scoperto da poco, l'Ischiropsalis litoclasica. Buona visione! La specie di cui vi sto per parlare appartiene a un gruppo di arachnidi chiamato opilioni. Questi animali, nonostante a prima vista possano sembrare dei ragni, in realtà costituiscono un gruppo separato. E la differenza principale fra opilioni e ragni, quella che salta un po' subito all'occhio, è la forma del corpo. Infatti, mentre nei ragni il corpo è diviso in due parti, una anteriore, il prosoma, e una posteriore, l'opistosoma, negli opilioni queste due parti sono fuse assieme. In pratica sono un po' delle palline con le zampe. Gli opilioni vivono un po' in tutti gli ambienti, vanno dalle campagne alle grotte fino anche al giardino di casa. Però tutte le specie sono assolutamente innocue per l'uomo, anche se alcune possono sembrare un po' spaventose. Questo è il caso del genere Ischiropsalis, di cui vi andrò a parlare oggi. La caratteristica che di sicuro salta all'occhio subito osservando un Ischiropsalis sono quelle due enormi appendici che spuntano dalla testa. Quelli sono i cheliceri, delle appendici presenti in tutti gli arachnidi e che ad esempio nei ragni sono le zanne velenifere. Nelle Ischiropsalis i cheliceri sono molto sviluppati, a volte addirittura più lunghi del corpo stesso, e presentano una sorta di chela alle estremità. Questa caratteristica però non è esclusiva degli Ischiropsalis. Esiste infatti un altro genere di opilioni, i Nipponopsalis, che vive in Estremo Oriente e che ha sviluppato dei cheliceri conformati nella stessa maniera. Questo è un tipico caso di convergenza evolutiva, in cui due o più specie diverse adottano lo stesso stratagemma per sopravvivere. Ma a che cosa servono quei cheliceri così forti e robusti? È presto detto, basta andare a vedere di cosa si nutrono questi animali. Infatti sono notturni e vagano sul terreno alla ricerca del loro cibo preferito, le chiocciole. Quelle chele mostruose servono infatti per spezzare il guscio delle chiocciole, in modo da poter raggiungere e poi divorare il contenuto. Lo stesso nome Ischiropsalis significa letteralmente in greco potenti tenaglie. Questo genere è diffuso un po' in tutta Europa, dal Portogallo alla Germania fino anche alla Grecia. E le specie presenti in Italia sono ben 11, di cui una però, l'Ischiropsalis elvigi, è presente soltanto marginalmente, lungo il confine con l'Austria. Oggi però vi voglio parlare di una sola specie in particolare, l'Ischiropsalis litoclasica. Questa specie è stata riconosciuta soltanto molto di recente, nel 2010, quando è stata separata da una specie già descritta, ovvero l'Ischiropsalis dentipalpis. Tra l'altro nell'articolo in cui viene descritta anche tutta la storia della sistematica di queste specie, che è incasinata all'inverosimile, magari un'altra volta ve la racconto. L'Ischiropsalis litoclasica però, a differenza della dentipalpis, è presente soltanto in una piccola area delle Alpi Bergamasche, in una fascia lunga circa 60 km ma stretta appena 15, che comprende fra l'altro il Monte Arera e la Presolana. Questa specie vive a un'altitudine che varia dai 700 ai 2000 metri di quota. Questo animale è simile a molte altre specie che appartengono allo stesso genere, ma si può distinguere da queste guardando la forma dei cheliceri dei maschi. Infatti, in molte Ischiropsalis, i maschi possiedono sui cheliceri delle ghiandole, che vengono utilizzate durante l'accoppiamento. In pratica queste ghiandole secernono una sostanza particolare e il maschio la offre alla femmina. Se lei gradisce, può avvenire la copula. L'ambiente preferito dell'Ischiropsalis litoclasica sono le cavità sulle pendici delle montagne. Tuttavia non è una specie propriamente cavernicola, dato che può sopravvivere e anche essere trovata all'esterno. Animali di questo tipo prendono il nome di troglofili. Un esempio famoso è costituito dai pipistrelli, che possono vivere sia dentro che fuori dalle grotte. Per questo motivo questo opilione si può trovare anche in semplici trappole a caduta nei boschi o sotto le pietre nei pascoli alpini. Basta che si tratti di un ambiente fresco e umido. Per questo motivo più si sale di quota, più è facile trovare esemplari all'esterno. Soprattutto di notte, che è il momento in cui escono dai loro nascondigli per andare a caccia.
Detto questo, il video può anche terminare qui. Io come al solito spero che vi sia piaciuto e che vi piaccia questa idea per una nuova serie. E mi dispiace che il microfono ci abbia abbandonato a metà, quindi c'è stato un troncamento dell'audio. E quindi, niente, spero che si rimetta a posto, altrimenti i prossimi video saranno senza microfono, che vuoi che ti dica. Vabbè, ci vediamo in un prossimo video. Ciao! Saluta, Pepi. Perché non saluti?